con il barbiere di Siviglia che farà tappa nei prossimi giorni anche a Terni. Tra gli interpreti anche quattro ragazzi umbri. Minolo Russo. Il ritorno della lirica in Umbria, un ritorno in grande stile con lo sguardo alla tradizione, e la tradizione è il nome di Gioacchino Rossini con il suo barbiere di Siviglia. Grande allestimento per l'opera buffa, 105 anni dalla prima al Teatro Argentina di Roma, nei giardini del Frontone a Perugia, su iniziativa di Paolo Galmacci. Sul podio il maestro Lorenzo Castriota Standenberg, che ha diretto l'orchestra sinfonica ungherese di Miskol e il coro lirico dell'Umbria. Una serata rossiniana d'eccezione con quattro umbri tra gli interpreti, preceduta dal Gran Gala che ha proposto brani tratti dal repertorio operistico dell'Ottocento come La Traviata e Il Trovatore di Verdi, Madame Butterfly e Turandot di Puccini, Carmen di Bizet. Gli spettacoli verranno riproposti a Terni all'Anfiteatro Fausto il 28 e 29 luglio e già gli organizzatori sono al lavoro per preparare la prossima stagione che potrebbe portare la Bohème al Teatro Murlacchi.